Con l'uso di tali tecnologie è possibile coltivare una grande varietà di cibo letteralmente ovunque, dall'Antartico fino al deserto del Sahara e persino su Marte. Un aspetto importante di tale coltivazione è che può essere sviluppata da chiunque senza bisogno di dipendere da qualcuno per i beni alimentari e senza bisogno di appezzamenti di terreno da coltivare, rendendo potenzialmente possibile una completa autonomia alimentare. Oggi, le grandi multinazionali agroalimentari, con l'uso eccessivo di sostanze chimiche tossiche, hanno avvelenato indirettamente i nostri organi. Infatti, al giorno d'oggi, tali fertilizzanti derivati dal petrolio, diserbanti, eccetera, si ritrovano all'interno degli organi di ogni individuo che abbia mangiato per anni tali alimenti. Aiutare le popolazioni in difficoltà spesso viene inteso come donare loro cibo, medicine, indumenti o beni di varia natura. Questo significa che il loro benessere rimarrà vincolato e dipendente dai paesi più ricchi. Sarebbe preferibile invece dare loro gli strumenti e la tecnologia necessaria per creare autonomamente e indipendentemente cibo e beni di prima necessità, rendendoli emancipati e creando anche per loro le potenzialità di sviluppo e progresso. Vale la pena ricordare che l'idroponica è una valida tecnologia a basso costo per lo sviluppo di orti urbani in paesi tropicali e subtropicali come mezzo di sostentamento per le popolazioni locali. Considerando l'alta percentuale di morte per denutrizione delle popolazioni dei paesi del terzo mondo, l'utilizzo e sviluppo di queste tecnologie dovrebbe essere orientato verso la produzione massiccia di cibo in quelle aree sottosviluppate. Oggi non ci sono più scuse logiche né attenuanti perché si perpetui la fame nel mondo. Continuare a lasciar morire milioni di persone per denutrizione non è solo socialmente irresponsabile, ma anche e soprattutto un crimine. È tempo di voltare pagina e cominciare un nuovo capitolo per l'umanità. È tempo di porre fine alla fame nel mondo.